Io non volevo parlarne. Non posso iniziare questa serie con questa pubblicità. È come quando un recensore di film recensisce Fuga ai cervelli. È come sparare alla Croce Rossa. Però non ce l'ho fatta dentro. Dovevo fare questo video. Dovevo iniziare così. Pubblicità Pitta Rosso. A noi. Iniziamo da una delle scene peggiori di tutta la pubblicità. Lo so cosa mi state chiedendo, ma ci sono anche scene migliori? Beh, probabilmente sì. Tipo quelle in cui non è presente Simone Ventura. Ma questa scena è una di quelle che ti fa mettere le mani nei capelli. Prego. Ve lo dice la Simona il rosso. Ora, spiegatemi voi la logica di questa scena. Mi immagino già tutti quelli che alla prima visione di questa pubblicità rimangono intontiti. Non sono sicuri né se hanno sentito bene, né se hanno visto bene, né se hanno capito bene. Sono sicuro che ci saranno state milioni di scene come questa. Ma è vestita di bianco. Cazzo, è vestita di bianco! E si indica pure il vestito dicendo in rosso! Le cose sono due. O ci vogliono pigliarvi il culo, o sono totalmente rincoglioniti loro. Quanto costava rifare la scena dando a Simona Ventura un vestito rosso? 10 euro il prezzo con cui trovi un vestito dal marocchino sotto casa. Non è che dovevi prendere un vestito di Prada per fare quel video. Passiamo a un altro punto però. Ho sentito molta gente criticare questa pubblicità anche perché diceva: ma Simona Ventura non sa né cantare né ballare. Ora, ci tengo a precisare. Lei in questa pubblicità non canta. Non ci prova nemmeno, credo, perché quello non è cantare. No, perché se quello è cantare, la rotina della mia città avrebbe già vinto Sanremo. Passiamo ora a quel dannatissimo ballo. Le parti del ballo si dividono principalmente in due momenti. Due scene horror, diciamo. La prima è quella specie di cosa che fa con le braccia. Pitta rosso! Cioè, ditemi voi se questo è ballare. Sembra che sta facendo il gesto della croce. O forse è veramente così. Pitta rosso! Fa che non mi sputtaglio con questa pubblicità. La seconda parte è quella del movimento che fa con i piedi. Perché anche quello non è che si può chiamare tanto ballare, eh. Sembra più che abbia visto un topo per terra e abbia provato a schiacciarlo. Pitta rosso! Capito perché Simona Ventura non fa più X Factor. Ma vi immaginate una che dà consigli ai cantanti su come diventare famosi nel canto e magari nelle coreografie di ballo? Brava Simona, almeno questa scelta è fatta giusta. Beh ragazzi, il video di oggi finisce qui. Spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel like sotto questo video. Lasciatemi un commento su cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto di questo video, così magari per i prossimi episodi modificherò un po' il mio modo di fare. Oppure consigliatemi nuovi spot di cui trattare nei prossimi video. Ricordatevi anche di iscrivervi e scoprire gli altri video del canale. Inoltre scoprite il canale di Federico Micelli che mi ha aiutato in questo video. E noi comunque ci vediamo al prossimo video.